Allora, Giuseppe De Filippo è stato con gli anni, intervista il candidato del centrodestra Stefano Pecorella. Come prima domanda alla base con la quale volevamo partire, è le motivazioni alla base della candidatura alle prossime amministrative del Comune di Manfredonia. Suo bisnonno, insomma, era già stato primo sceglio di Manfredonia, quindi è una scelta comunque dettata anche così in maniera romantica a livello genetica, una scelta naturale. Quali insomma le motivazioni che l'hanno portata a candidarsi come probabile, presunto o meno, sindaco Un saluto a tutti quanti i telespettatori. Ti ringrazio per il richiamo passionale ed emotivo ad un antenato, al mio bisnonno per la precisione, il cavaliere Giuseppe Brigida, al quale sicuramente poteva essere concesso l'onore di una strada più in vista all'interno di Manfredonia, non forse una relegata nelle periferie. Però, detto questo, era un istinto liberale ed un padre di quella tradizione, evidentemente non si sposa con i concetti di sinistra, che invece sono stati sempre molto più nel portare all'attenzione quelli che sono i loro sodali che non invece tanti altri. Le motivazioni per la candidatura, perché sono sceso in campo, sono molto semplici. Quando si vive la vita politica e amministrativa della propria comunità e si avvia un percorso all'interno di questa comunità, facendo il consigliere di opposizione o di maggioranza, avendo ruoli importanti a livello politico, così come li ho io, sia a livello provinciale che a livello regionale, non si può poi girare la testa nel momento in cui, si deve scegliere e si deve discutere sull'individuazione di chi deve rappresentare una coalizione, un partito e deve proporsi come, governo della città. Io, insieme agli amici del centrodestra, del PDL, del Popolo della Libertà, ovvero la fusione tra tutti quei movimenti di area socialista, riformista, con Forza Italia ed Alleanza Nazionale, ed in particolar modo con l'amico Gian Diego, con il quale condividiamo questo percorso sia amministrativo che regionale, e da questo punto di vista vorrei anche essere chiaro per sfatare qualsiasi ipotesi di divisioni, non esiste assolutamente nessuna divisione. Abbiamo fatto entrambi delle scelte che sono state poi legittimate a livello provinciale dal partito, ma prima di tutto di cui eravamo convinti sia io che Gian Diego, e sosteniamo entrambi una campagna sia per le amministrative che le regionali, assolutamente condividendo i due obiettivi. Questo perché gran parte della sinistra specula anche su divisioni presunte, ma forse non si riescono a comprendere che non sono divisioni, ma sono posizioni politiche che vengono assunte. Le divisioni sono le loro, invece, quelle che hanno dovuto recuperare soffocando gli istinti della parte moderata all'interno del PD e venendo meno a quelli che erano anche gli accordi, così lo sanno anche tutti quanti i manfredoniani, per le candidature, ad esempio, di uomini ed esponenti del ceto moderato all'interno del Partito Democratico. Quindi queste sono principalmente le ragioni per le quali si è deciso di costituire un'alleanza ed una coalizione. E siamo partiti già da diverso tempo e ci prefiguriamo un percorso sì difficile, ma sappiamo che c'è l'appoggio di tutti i manfredoniani che hanno a cuore gli interessi di Manfredonia, poiché le campagne amministrative, più che caratterizzarsi anche politicamente, si devono caratterizzare per la scelta degli uomini. E gli uomini sono conosciuti all'interno della città, si conoscono gli uomini del centrodestra, si conoscono gli uomini della sinistra. Io mi auguro che da questo punto di vista la scelta di Manfredonia sia molto precisa, sia molto chiara, sia fondata sul carattere, sulla personalità degli uomini che rappresentano le coalizioni e dei programmi che questi uomini sono in grado di dare.